Mister Filippini, prima di lasciare spazio alle domande di Stefano Carta, ti chiedo, se puoi, insomma, se vuoi soprattutto, una digressione rispetto a un calciatore che si chiama Alessio Zecchinato, che viene spesso criticato perché ha un carattere esuberante, per le sue esultanze che molti ritengono, io non fra questi, sopra le righe, perché magari ai giornalisti non piace per i suoi modi, i suoi atteggiamenti, però quello che mi interessa chiederti è un gran calciatore per la Serie D, un giocatore importante, insomma. Sì, per la categoria è un giocatore importante e deve essere supportato comunque sempre dalla squadra, Certo. nel senso che come tutti i giocatori del Trento sono tutti importanti e devono portare tutti quella percentuale per raggiungere la salvezza, insomma, ci stiamo lavorando e via, insomma. Serie D al Trento Calcio, evidentemente. Anche qui possiamo vedere le immagini dell'odierno match al Bria-Masco contro la Pergoletese. Mi viene da dire che ho portato fortuna a tutti e due i miei ospiti invitandoli. Mister Filippini, 0-4, ma adesso vediamo le immagini. Risultato un po' bugiardo. Per un'ora siete rimasti nettamente in partita e io ci aggiungo anche, perché so che non ne vuoi parlare, primo gol della Pergoletese nasce da un calcio di punizione che non c'era. Preoccupa meno, detto così, la sconfitta o comunque, insomma, è un segnale d'allarme? Ma quando si perde è sempre un campanello d'allarme perché comunque bisogna lavorare ancora più intensamente rispetto a quello che si è fatto prima. Già la partita prima Già? dell'inizio del fischio iniziale era difficile perché la Pergoletese sta facendo un ottimo campionato e siamo rimasti in partita fino al 2-0, sull'1-0 loro abbiamo avuto anche 3 o 4 palle per fare gol e il loro portiere è stato veramente bravo. Sul 2-0 con un gol in deviazione non abbiamo avuto quella capacità, quella reazione mentale e fisica per poter riaprire la gara dovuta al fatto, alla rincorsa che abbiamo fatto e anche, come ho detto prima, alla forza della Pergolettese che è veramente una signora squadra per la categoria. Ci sono stati anche strascichi, secondo te, dal punto di vista mentale, psicologico, dovuti alla partita precedente contro la Bustese? Eravate in vantaggio 2-0, poi rimontate e avete perso 3-2. No, quello no, perché all'inizio della partita abbiamo Ecco, qui si vede bene, iniziato. scusami se ti Ah, interrompo, sì, Papadazzon prende nettamente il pallone. purtroppo abbiamo sbagliato, ha sbagliato l'arbitro, come ci può stare, come sbagliano tutti i giocatori. Non penso che la partita persa domenica scorsa abbia influito negativamente, anche perché la partita, il primo tempo l'abbiamo fatta e l'abbiamo fatta anche per i primi 15 minuti del secondo tempo. E come ho detto prima, quando hanno fatto il 2-0, c'è stato proprio un crollo, energico, importante, e la forza della Pergolettese, ribadisco, ha influito molto. Importante. Ascolta, anche perché non deve essere sottovalutato secondo me come aspetto, tu hai rilevato una squadra ad inizio novembre che dal tuo arrivo in poi è cambiata tanto, tantissimo per effetto delle tante operazioni in entrata di mercato. Non facilissimo, penso, trovare l'amalgama e attribuire la giusta fisionomia di squadra a un organico che fondamentalmente hai fisso, definito da non più di 2 o 3 settimane. Sì, no, quando sono arrivato eravamo distanti dalla zona salvezza, abbiamo fatto tantissime partite tra fine dicembre e gennaio, abbiamo recuperato tanti punti con dei nuovi giocatori che sono arrivati, ma devo anche ribadire che tanti sono andati via, nel senso Certo. che abbiamo rivoluzionato una squadra, un po' di amalgama c'è e siamo stati bravi anche a farla subito. Ovviamente, giocando ogni 3 giorni per 2 settimane di fila, probabilmente in questo momento ha il suo peso. Ecco. Detto questo, per noi, per la squadra, per la società, non è assolutamente un alibi da prendere, dobbiamo andare contro gli alibi, contro le scusanti, contro tutte queste cose per riprendere il nostro cammino.
Ok, continuiamo a parlare di calcio a Trento, lo facciamo attraverso le interviste di fine gara realizzate dall'ufficio stampa Aquilotto, che ringraziamo, vediamo. Federico Sorbo, una sconfitta che fa male, ampia nel risultato, come la commenti? Che è una sconfitta che fa male. Sicuramente il 2-0 ci ha tagliato le gambe. Abbiamo avuto diverse occasioni sull'1-0 e anche sullo 0-0 per poter cambiare il corso della partita. Purtroppo è difficile da commentare, perdere con 4 gol di scarto non va assolutamente bene. Ormai è andata, ci rimbocchiamo le maniche e si cercherà mercoledì prossimo di riportare a casa punti. Il gol loro del 2-0 è arrivato nel vostro momento migliore. Assolutamente sì, purtroppo ha calciato da 35-40 metri, l'ho deviata io, mi ha toccato me sulla coscia e la palla è entrata. Sull'1-0 colpo di testa sempre mio, miracolo del portiere, 10 minuti dopo tiro loro da 40 metri innocuo che Simone avrebbe parato tranquillamente, ma toccata a me sulla coscia e è andata dentro. Una partita anche storta, però quello che preoccupa sono un po' i gol incassati, 7 negli ultimi 2 turni. Prima la difesa era il punto forte di questa, della gestione Filippini. Assolutamente sì, purtroppo è difficile da commentare, ripeto, dispiace aver preso 7 gol in 2 partite, come anche domenica scorsa, non so cosa è successo, come questa domenica secondo me è diverso, ogni partita c'ha dentro altre 20 partite, magari se si fosse indirizzata su un altro binario, sull'1-1 e non si fosse preso il 2-0 la partita sarebbe cambiata, purtroppo è andata così e si cercherà di lavorare per migliorare tutto. Vista Andrea Negri la partita, ma innanzitutto sentiamo con Luca Vancini anche un po' i rumor, se qualcosa è trapelato dalla sede, dagli spogliatoi. No, credo ci siano animi piuttosto sereni, insomma, una sconfitta che ci sta, perché si è visto in campo. Direi che la Pergolettese è forse la miglior squadra che abbiamo visto quest'anno a Briamasco. È una Quindi squadra, ci sta questo direi che sì, una 0-4, insomma. squadra molto organizzata, che gioca bene a calcio. È un risultato tutto sommato, secondo me, che ci sta. Il Trento può recriminare su un momento della partita, su 5 minuti in cui insomma ha avuto un paio di occasioni, ma se andiamo a guardare la partita nell'arco di 90 minuti, credo che abbia dominato in lungo e in largo la formazione della Pergolettese, insomma. Pergolettese di mister Di Luciano Del Vado, Luciano Del mister Vado. molto motivato a far bene, a far vedere insomma che ha una squadra sicuramente che gioca molto bene. Poi da quando lui è arrivato, 5 vittorie, 2 pareggi, secondo me è stata una scossa a questa formazione. L'avevamo vista l'andata, non giocava con questi automatismi e così bene. È una squadra quadrata, organizzatissima, forte in tutti i reparti, con dei giovani davvero molto molto buoni e alcuni giocatori di grande spessore. Vabbè, c'è Ferrario che oggi ha fatto il suo 21esimo gol, ma anche dei centrocampisti. Ah, è forse il centrocampo migliore di tutto il campionato. E lì poi dove il Trento invece soffre tantissimo, la differenza è venuta a galla in maniera impietosa, direi, insomma. Allora facciamo così, andiamo a vedere le immagini subito di questo match, visto che poi abbiamo altre 2 partite da vedere, perché abbiamo anche da raccontarvi come è andata Vipolo Italiana e poi il match di questo pomeriggio Arrivano anche a riflessioni Modena. adesso sulla Serie D, eh. Arrivano anche riflessioni sulla Serie D. Bene, allora era abbastanza inevitabile. Facciamo così: andiamo a vedere il servizio, intanto confezionato dal buon Andrea Negri, e poi sentiamo tutto quanto il resto. Vediamo. È la domenica del carnevale, dove tutto è concesso o quasi. Mister Filippini, dopo la sconfitta di Busto Garolfo, si sarà soffermato a lungo con i suoi ragazzi proprio sul significato dell'avverbio. Di tutto è concesso e del far festa si potrà parlare se, nell'arco dei 90 minuti, il Trento saprà ritrovare quello spirito da battaglia che gli ha permesso di risalire parzialmente la classifica. Oggi a Briamasco non sarà certo una sfilata al match contro i gialloblu della Pergolettese e dell'ex tecnico gialloblu De Paola. La compagine cremasca, infatti, quinta forza del torneo, è ancora imbattuta nel 2018. Buon Trento in avvio, che fa la partita e nel giro di 10 minuti guadagna 3 angoli, sull'ultimo dei quali va vicino al vantaggio. Calcia dalla sinistra Bertaggio, prende bene il tempo Sorbo, ma la sua deviazione è alta sopra la traversa. Gli aquiloti tornano a farsi vedere 10 minuti più tardi ancora su un piazzato, questa volta è Carella di testa a girare di poco a lato. La Pergolettese inizia ad affrontare Trento.
Benevento si spegne sempre di più, al 23esimo arriva anche la terza rete dei ragazzi di De Paola. Bel duetto tra Poesi e Ferrari, il numero 8 giallo-blu, pesca e trova in aria il bomber del girone che devia comodamente alle spalle di Festa e timbra la sua 21esima rete stagionale. Poco prima della mezz'ora arriva anche la quarta rete cremasca, angolo della sinistra e perfetta girata nell'angolo lontano da parte di Brero. Non succede più nulla e dopo 3 minuti di recupero a far festa è la Pergolettese, mentre per il Trento è già tempo di Quaresima. Cosa aveva questo Trento, Andrea? Ma quello che diceva Luca, effettivamente la linea mediana non si discosta molto da quanto visto la scorsa settimana a Drow, cioè lanci lunghi a cercare Bardelloni e Zecchinato e quindi il gioco, diciamo, non partiva come doveva partire probabilmente. Poi un po' un pizzico, possiamo dire, di sfortuna, queste due occasioni che abbiamo visto tra l'undicesimo e il dodicesimo della ripresa, questa grande parata del portiere Leoni sulla testata di Sorbo e poi questa rovesciata di Zecchinato che avete visto, insomma, in qualche modo si è salvato il portiere. E nel capovolgimento di fronte, capitan Manzoni tira, non credo che fosse un tiro irresistibile, la deviazione di... Andiamo a vedere qualche immagine, allora, sì, qualcosa che hai confezionato. Abbiamo confezionato il gol iniziale della Pergolettese, anche qui insomma forse la difesa ha letto proprio male, perché quello è Ferrario che parte largo e Festa comunque riesce ad anticiparlo, però la palla rimane lì e Poesio, guardate un po'. Ecco, c'era qualche... ma non c'è stata neanche qualche timida protesta che ci sarebbe potuto anche stare, forse per un presunto gioco pericoloso? Anche se però Ferrario in realtà la gamba un po' la tira via prima di entrare sul portiere. Questa è una mezza dormita della difesa, una palla lenta da tre quarti? Sì, guarda. Sì, sì. Tutto sul secondo palo, non mi sembra neanche che ci siano dei grossi blocchi. Qualcuno è rimasto un po' fermo, eh? Soprattutto trattandosi del giocatore capocannoniere del campionato, insomma. Magari un po' più di attenzione, vabbè. Poi, cos'altro, Roberto? Poi abbiamo condizionato i due cambi. A inizio ripresa entra Pangrazzi ed esce, rimane nello spogliatoio Bertaso e poi subito dopo esce Bortoli ed entra Aperi, insomma quasi un po' smentendo il mister, insomma la linea mediana o quantomeno il centrocampo. In tribuna dove ero io, insomma, si chiedevano tutti come mai Appiari fosse rimasto in panchina, e, insomma, comunque è chiaro che dopo... Dopo ha provato a rimettere, solo sì. Così ha aperto una prateria per la Pergolettese in mezzo, perché erano già superiori a centrocampo, esatto. Cambiando questo modulo poi non c'è stata più partita, secondo me. Ha provato poi a rimettere Appiari per tamponare un po', ma non ce l'ha fatta. Togliendo peraltro lo stesso Pangrazzi. Altro, Andrea? Abbiamo le due occasioni che dicevamo per il Trento, quindi questa punizione di Capitan Furlan, eccola qui, all'undicesimo, al decimo, insomma, grande parata di Leoni, la palla poi rimane in gioco, Furlan la porta via diretto avversario, la rimette in mezzo sulla palla vagante, stavolta Zecchinato la rovesciata. Non riesce va. In parte, perché comunque c'era. Viene smorzata quella cosa. Sì, era un po' difficile da dire. Difficile, però. No. E qua poi abbiamo degli altri gol, due li abbiamo messi. Questo gol che effettivamente credo che abbia proprio tarpato le ali di un'eventuale rimonta del Trento, perché questo è proprio. Questa. Possiamo definirlo quasi il gollonzo della domenica, però insomma, non so. E forse non prendeva neanche la porta, esatto, sì, può essere, esatto. Veramente, e questo invece, questo gran gol, come hanno confezionato l'azione, quindi c'è Ferrario proprio che riesce ad anticipare il diretto avversario, apre per Poesio e Poesio gliela rimette a lui che intanto aveva seguito l'azione. Quindi... È tornata tradizionale la difesa del Trento, ovvero sia... È tornata a essere la più battuta del campionato. Parentesi. E la Festa di Ferrario che conquista fa 21 reti stagionali, che insomma è il bomber del campionato, insomma del girone quantomeno.